tardi che mi hai fatto arrivare. Quella è la raspa con il potere. Abbiamo consegnato la tavola dei trattori. Per noi questa tavola è importante perché lì dentro c'è tutta la nostra storia. Allora, io adesso vi faccio passare veloce questi documenti, se c'è qualcuno che mi aiuta. Allora, il territorio è il laboratorio ideale per tutti noi, anche per la pace. Ritrovarsi serve per costruire, questa è pace, ritrovarsi per costruire. Poi Campobasso, stamattina noi non abbiamo guardato in giro perché non avevamo tempo, ma Campobasso c'ha il tratturo e sul tratturo sono nati i palazzi della Campobasso storica, Cannavina, Iapoce, Salottolo, erano armentari. Le vie di Campobasso, per esempio via Marconi, si chiamava via delle Concerie. E gli amministratori non l'hanno messo, però è una mancanza di rispetto alla nostra memoria. Via delle Concerie, poi c'è via Ferrari, poi c'è via Orefici. Sapete cosa vuol dire? Sono toponimi che ricordano il passaggio delle pecore. Allora, armentari erano Iapoce, Salotto, hanno costruito tutti quei palazzoni all'interno della città medievale. I nomi molisani, Spina, Gentile, Carfagna, vengono dalle bestie, lana nera di pecora nera, lana bianca, Spina dalle piante, tutti cognomi legati alla trasumanza. Quindi anche se a qualcuno fa vergogna,
e vi assicuro che tutti noi abbiamo dentro la trasumanza dei nostri nomi, cognomi. Poi Celestino V i trattori li percorreva, vedete? La porta santa di Guardiasera è stata percorsa da Leone IX, i trattori sono stati percorsi da personaggi importanti. Il Molise, eccolo qua, c'ha dentro tutti questi bravi armentari, ancora oggi ci sono tanti pastori in Molise, anzi vi devo portare pure il saluto dei pastori sanniti che hanno la sede a San Giuliano di Puglia, che non sono qui perché adesso stanno a pascolare il gregge, ma in Molise ce ne sono tantissimi. I toponimi e tutto quello che vi ho detto li trovate sulle carte, la carta è un buon aiuto per vivere in pace e per riprendere la memoria. Poi l'archeologia, il Molise è ricco di cose meravigliose legate ai tratturi, quindi quando noi diciamo che bisogna proteggere il territorio dall'eolico selvaggio è perché ce l'abbiamo. Lungo i tratturi, dappertutto, ci sono i Colosseo di Roma, cioè sono le cose che scavano i contadini e vengono fuori, tant'è che la signora Russo, la sovrintendente di 2 anni fa, ha potuto bloccare Sepino perché ha trovato una tegola romana. Lungo i trattori si trovano meraviglie, eccole qua, dell'archeologia. Sui trattori i transumanti facevano anche cose meravigliose. Il capo di monte, vi ricordate quelle meraviglie? Il duca di Vescovanciano aveva con i soldi delle pecore comprato le maestranze, come adesso gli industriali comprano i calciatori più famosi per far diventare le squadre più importanti. Questi avevano comprato le maestranze di Capodimonte, di quelle più brave, e facevano a Vescovanciano sul tratturo qui cose. Adesso chiudo. Qui siamo all'incrocio del. Siamo all'incrocio, qui siamo sulla Bologna delle autostrade. Qui guarda il Castel di Sangro Lucerna. Questo è anche il cortile Centocelle. Questo è il cortile Matese, cioè della Campania erano pastori che arrivavano qui e poi facevano questo trattore, arrivavano sul Celano Foggia, a Sant'Elia e se ne andavano a Foggia, in Puglia. E ieri ho detto che l'economia dei pastori è un'economia da riprendere. Questi che abbiamo al governo devono riprendere in mano la vera essenza del lavoro e dell'economia. Devono riprendere la montagna, la collina e la pianura, cioè la pianura e il tavoliere, non può essere scollegato. I pastori lo univano, portavano l'artigianato della montagna, sì, portavano l'olio, il grano sulla montagna. Noi che viviamo in pianura distruggiamo la montagna, ma quella ci chiederà i soldi. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Sui trattori si deve ritornare. Grazie a tutti perché camminate. Adesso facciamo solo tratturo. Io sono andato in sopralluogo, ho visto che non vi sporcate, c'è l'erbetta anche se è secca e si può fare fino a Santa Maria della Strada tutto tratturo e i piedi avranno beneficio, mentre adesso avete acquistato il tatrame cancerogeno e duro, invece adesso tanto state l'erbetta. Vivere con cura.